Ho compiuto 55 anni il mese scorso. Vi dico subito che non c'è nulla a Boston per le donne che hanno passato i 40 anni. Non mi dite che non è vero. Ho fatto il giro dei bar di quella snob città del cazzo almeno un centinaio di volte. E vi assicuro che non c'è niente che possa somigliare neppure lontanamente all'Egg Bar. Non capisco come un ragazzo tanto bello abbia potuto nascere qui. In questa fogna. Per la verità, sono sempre stata attratta dal sud, ma non avevo mai pensato a Porto Principe. Per me Porto Principe era un posto per cretini. Non esisteva. Un parco bestiame. Eppure da 6 anni vengo qui ogni anno e ci resto tutta l'estate. Scendo sempre in questo albergo. È tranquillo, pulito. La spiaggia è bella. Mi basta arrivare qui per sentirmi finalmente a casa. Ho la fortuna di avere molte vacanze. Sono prof a Wesley. Insegno letteratura francese a delle piccole smorfiose che pensano solo ad aprire le gambe per accarappiare un marito. Ogni tanto le sorprendo a piagnucolare nei corridoi della facoltà perché un cretino le ha lasciate. Fanno un bel pianto, tanto per svuotare il dolore. Le lacrime scendono per un'ora o due e il giorno dopo tutto è dimenticato. Eccole di nuovo in corsa, le piccole oche spensierate. I loro amichetti non li vedo mai. Immagino che si somiglino tutti, non lo so. Saranno soddisfatti di vedere tante ragazzine che si tormentano per loro. Forse li eccita sentire una ragazza piangere. Per me è disgustoso.